Lavoratrici e dei lavoratori, in funzione del fatto che il 6 di aprile ci sarà questo nuovo incontro in sede regionale per la proroga dell'ammortizzatore sociale. Attualmente noi abbiamo un contratto di solidarietà che prevede un'integrazione salariale al 70% e un accordo sull'incentivazione all'esodo che è commisurato in 10 mensilità. Vi ricordo e ci ricordiamo bene come ci siamo arrivati, cioè i lavoratori in sciopero qui fuori hanno raggiunto un accordo che comunque al netto della condizione di non lavorare, che ovviamente è quella che è più complessa, hanno la possibilità di avere uno stipendio decente. Oggi invece siamo di fronte ad una chiusura da parte dell'azienda rispetto all'integrazione salariale, cioè l'azienda attualmente, la posizione dell'azienda è quella di dire sono disposta solo a dare un'incentivazione all'esodo, cioè l'azienda paga i lavoratori per andare via ma non li stimola a rimanere attraverso l'integrazione salariale. Questo ovviamente è inaccettabile.